il numero uno di Mediaset, si è finalmente sbilanciato sui reality di questo anno. Ecco cosa ha detto Pier Silvio sul GF e l'Isola dei Famosi. Secondo Pier Silvio Berlusconi, gli autori dell'Isola dei Famosi dovevano mandare in onda tutto. Ad esempio nel caso Benigno, mentre per il GF si è detto soddisfatto. Ecco tutti i dettagli, Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria commenta la sua edizione. L'Isola dei Famosi 2024 è arrivata alla fine pur in mezzo alla bufera. Per tutti i mesi del programma infatti, sul web ci sono state molte polemiche, sia da parte del pubblico che da vari VIP. La conduzione di Vladimir Luxuria, che è andata a sostituire Ilary Blasi per molti anni alla guida del reality, ha diviso il pubblico. Molti hanno apprezzato la conduzione di Luxuria, ma tanti l'hanno criticata. Tirando le somme, lei stessa si è data un voto sufficiente, tenendo conto che per lei era la prima esperienza come conduttrice. Secondo Vladimir, gli ascolti bassi sono dovuti alla scelta di Mediaset di limitare il trash e gli scontri. Più che sufficiente perché per la prima volta in vita mia mi sono trovata a presentare una diretta televisiva, una diretta che dura 4 ore, una diretta dove non c'è un vero e proprio copione definito perché, al di là della scalettatura degli argomenti, ci sono tantissimi imprevisti da gestire. Intanto il collegamento è intercontinentale, con le telecamere che si devono spostare, con l'incognita che non sai mai come reagiscono i naufraghi. Ci può essere come imprevisto una corrente al mare che ti impedisce di fare certe prove che avevi stabilito, imprevisti meteorologici. E sugli ascolti in picchiata, io mi sono ritrovata a condurre un'isola nuova con una nuova linea editoriale. Non si volevano troppe liti, troppo trash, una linea un po' più sobria, anche questa è stata una difficoltà. Pier Silvio tira le somme dei reality. Chi boccia e chi promuove? Entrambi i grandi reality di Mediaset sono giunti al termine ed ora è il tempo per le alte sfere di Mediaset di fare il punto della situazione, svelando quali trasmissioni sono risultate vincenti e quali invece no. A sbilanciarsi è stato il 5 giugno Pier Silvio Berlusconi che in conferenza stampa ha commentato sia il Grande Fratello che l'Isola dei Famosi. Il GF, condotto da Signorini, ha convinto il numero di Mediaset, mentre l'Isola dei Famosi, condotto da Vladimir Luxuria, non ha riscosso lo stesso apprezzamento. L'Isola dei Famosi di quest'anno non è un'edizione particolarmente fortunata, ci sono state cadute di stile per concorrenti scelti male. Rispetto alla bagarre che ha sollevato il caso Benigno, Berlusconi ha ammesso che sono state fatte delle scelte sbagliate. La scelta di non far vedere tutto, mi ha trovato in disaccordo. È pur sempre un reality. Il lavoro che è stato fatto sul Grande Fratello mi soddisfa, il lavoro che è stato fatto sull'Isola dei Famosi no. L'AD di Mediaset non ha fatto sconti, lanciando anche una frecciatina a quanti hanno criticato la nuova linea editoriale. Non c'è una nuova linea editoriale per i reality a Mediaset e soprattutto la parola trash, tanto usata, non mi piace e non mi appartiene. Ho visto alcune puntate dell'edizione scorsa del Grande Fratello e ho trovato che ci fossero degli eccessi che volevano dire mancanza di rispetto tra i concorrenti e nei confronti del pubblico. La nuova linea editoriale si traduce in: non scegliamo concorrenti per fare casino, ma scegliamo dei concorrenti con delle storie. Magari non professionisti dei reality e non solo influencer che fanno qualunque cosa per avere un po' di visibilità in più. E su Vladimir Luxuria come si è espresso Pier Silvio Berlusconi? Le sue parole sono state parole di apprezzamento per la conduttrice dell'Isola. È una scelta che rifarei oggi, si è impegnata tantissimo.